Buongiorno a tutti quanti, siamo come vedete sulla terza tappa della nostra avventura sul libro di Isaia. Il libro di Isaia è un libro molto lungo, molto bello. Per chi non c'era nelle scorse settimane, abbiamo visto che il libro è difficile fare una panoramica di questo libro, perché il libro di Isaia non presenta una storia lineare, ma piuttosto sono le rivelazioni che Dio ha dato durante più di 60 anni a Isaia, e che riguardano il popolo e che riguardano anche noi. Isaia scrisse circa 700 anni prima di Cristo e descrive il piano di Dio per un popolo che è un popolo diviso. È un popolo che è andato lontano dalle leggi di Dio e ci mostra quello che è la deriva, come si suol dire, cosa succede quando il popolo di Dio va lontano a Dio, e non sono mai cose. Il popolo è stato diviso in due, è stato diviso in due regni, cioè nel regno di Giuda e nel regno di Israele. Abbiamo visto anche con Simone due settimane fa che il libro può essere diviso in due parti, una che va dal capitolo 1 al capitolo 39 e poi dal capitolo 40 alla fine. E avevamo detto che dall'1 al 39 possiamo chiamare questo libro guaio, perché sono un guaio dopo l'altro, una distruzione dopo l'altro, un rimprovero di Dio uno dopo l'altro, e Dio permette distruzione su distruzione, massacro su massacro. Ma poi con Simone, nel secondo messaggio di due settimane fa, abbiamo detto che Dio non serba la sua ira per sempre, per cui dal capitolo 39 al capitolo 40 c'è uno stacco enorme. Durante tutto quanto il libro, dal versetto 1 al versetto 39, però Dio semina delle piccole parole. Fa riferimento a un residuo, a un qualche cosa che resterà, a una minima parte che tuttavia è all'interno del suo popolo, che sta comportandosi proprio male, una parte che prima o poi tornerà a Dio, ma non sarà per merito del popolo, non sarà per proprio merito che torneranno a Dio. Vedremo come torneranno. Allora, se nella prima parte potevamo intitolare il messaggio guai, e nella seconda parte abbiamo intitolato quello di Simone "Il Signore non serba la sua ira per sempre", questo messaggio lo possiamo dire finalmente intitolare gioia. Gioia, oppure non temere. Abbiamo visto già nei due messaggi precedenti questo versetto. Inizio del capitolo 40, inizio di Isaia 40, dai versetti 1 a 2. Le parole che dice Isaia, che il Signore fa dire a Isaia, sono queste: consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e proclamate che il tempo della schiavitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato, e che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Ora, Dio qui parla in questo versetto di una schiavitù. Attenzione, perché quando Isaia stava parlando, la schiavitù, il popolo, non era stato ancora deportato. Ancora Isaia e Giuda non era stato deportato a Babilonia, e Israele non era stato deportato in Assiria, e il ricordo della schiavitù in Egitto era lontano, era molto lontano, era molto tempo fa che erano stati schiavi, non erano più schiavi da molto tempo. Allora, di quale schiavitù sta parlando il Signore?
Dite la seconda slide. Isaia 2. Isaia 2. Ho sottolineato anche delle frasi. Isaia 2, dai versetti 6 al versetto 8. Infatti tu, Signore, hai abbandonato il tuo popolo, la casa di Giacobbe, perché sono pieni di pratiche divinatorie. Praticano le arti occulte come i filistei, fanno alleanza con i figli degli stranieri. Il suo paese è pieno d'argento e d'oro e ha tesori a non finire. Il suo paese è pieno di cavalli e ha carri a non finire. Il suo paese è pieno di idoli e si prostra davanti all'opera delle sue mani, davanti a ciò che le sue dita hanno fatto. Ora, il popolo si è creduto libero. Si è creduto libero dopo l'Egitto e ha cominciato a fare di questa sua libertà un posto dove fare quello che gli pare. Tanto che sono caduti in una nuova schiavitù. È questa la schiavitù di cui sta parlando Dio. È questa. Qual è? Una schiavitù della superstizione. Vedete, pratiche divinatorie e dice le arti occulte. La schiavitù del denaro. Nel versetto si parla di oro e argento, denaro. La schiavitù dell'avere cose per sé, cavalli, carri. La schiavitù del costruirsi ciascuno un proprio Dio a propria immagine e somiglianza, idoli e opera delle sue mani. Sapete, questa non è una cosa nuova. Ciclicamente, l'uomo vive questa situazione. Ci sono momenti in cui la situazione è completamente disperata. Può essere durante una guerra, durante una carestia, durante una dittatura, dove il popolo di Dio si mette in ginocchio e prega a Dio e prega il Signore, lo invoca come suo ultimo rifugio, e poi magari Dio concede la salvezza, la libertà, il cibo. Così che poi, appena le cose si mettono un po' a posto, si ricomincia a fare ognuno un po' quello che ci pare, ci rilassiamo e facciamo come ci pare e piace. Facciamo che questa come se questa terra fosse realmente il posto dove saremo per sempre, mentre noi qua siamo di passaggio. La vera nostra dimora è nei cieli. Facciamo in modo che cerchiamo di capire quale sarà il nostro futuro. Gli oroscopi, chi legge la mano, chi guarda dentro una palla di vetro. Accumuliamo denari ed averi, cose, case, auto, telefoni, smartphone, computer, come se fossero realmente nostri. Quando moriamo, quindi saranno le cose, non saranno più nostre. E alla fine si fa un proprio Dio a sua immagine e somiglianza, sceglie quello che adorare. C'è chi adora il denaro, c'è chi adora il proprio posto di lavoro, c'è chi adora la propria carriera, c'è chi adora il sesso e così via, il calcio, eccetera. Dio chiama tutto questo con una parola specifica, che si chiama iniquità. Iniquità è una parola difficile. Che cosa significa? Piccola lezione etimologica. Iniquità viene dal latino, ed è composta di due parti: in, che significa in latino non, e equitas, che significa piano, parallelo, giusto. Per cui una cosa iniqua non è pari, è sbilanciata, o in su o in giù. Allora, rileggiamo quel versetto di Isaia 40:1-2. Consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e proclamate che il tempo della schiavitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato. Dio dice che c'era un debito che è stato dato dal popolo dalla sua iniquità, dal popolo che non è pari, non è imparo. Dio dice che il popolo è iniquo, non è parallelo, non è allineato, c'è una differenza, c'è una distanza. Non è in paro con quello che Dio ha fatto per loro.
perché Dio ha fatto tanto per questo popolo, ha fatto proprio tanto, e non riconosce che non è la sua bravura che lo ha portato lontano dall'Egitto, che gli ha dato un posto fertile come la terra di Canaan, dove possono crescere frutti, le persone possono prosperare e vivere in una terra feconda. Sapete, io sono un commerciante, ho un negozio, e talvolta capita che alcuni clienti di cui io mi fido do del materiale senza pagare. Perché? Perché poi mi promettono che me le pagheranno. Quelle cose che io do ai miei clienti hanno realmente un costo. Hanno un costo per me, e a quel punto i miei clienti hanno un debito verso di me. I miei clienti, per cui io sto qua su e i miei clienti sono qua giù, per mettersi in paro i miei clienti che cosa devono fare? Semplicemente pagare. Perché finché non pagheranno non saranno in pari con me. Nel momento che mi hanno pagato, sono equi, non sono iniqui, sono equi, perché saranno in pari con me. Io ho dato una cosa, loro mi hanno pagato, a posto, siamo pari. Che cosa ci ha dato Dio? Una domanda. Cosa ci ha dato Dio? Cose che Dio vi ha dato, quali sono? Tutto. Tutto, sì, è tutto. La vita. Poi perdono. Poi la gioia. Possiamo avere gioia perché Dio ha gioia. La speranza in un futuro. Perché? Perché sappiamo che la nostra casa non è qui, ma è nei cieli. Una cosa basilare, la prima cosa che Dio ci ha dato, la creazione. La creazione, potremmo mai pagare Dio per la creazione? Il debito è enorme, ma Dio è un Dio generoso. Dio è un Dio che dà, ci offre la possibilità unica di ripagare la creazione, tutto quello che coinvolge, con una semplice cosa: obbedirgli, obbedire alle sue leggi e adorarlo come unico Dio. È da fare, eh? Noi, per essere in paro alla creazione che sta così, basta che obbediamo a Lui e lo adoriamo come unico Dio, e Dio dice: ok, mi basta, mi hai pagato, sei in paro. Il debito che ci rende iniqui di fronte a Dio è nella nostra stessa natura sin dalla creazione. Eva, Adamo, questo è il giardino dell'Eden. Guardate quante cose belle potete fare qua dentro. Una cosa sola: non toccate quell'albero, lasciatelo perdere, quell'albero no, tutto, ma l'albero no. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere, che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese il frutto, ne mangiò e ne diede al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Genesi 2:6. Iniqui. Popolo mio, io vi ho liberato dalla schiavitù d'Egitto, vi ho portato fuori, ho aperto addirittura il Mar Rosso per farvi passare. Solamente non adorate altri dei, io sono l'unico vostro Dio, basta che adorate me. E tutto il popolo si staccò degli orecchi dagli anelli d'oro e li portò ad Arone, ed egli mi prese dalle loro mani e, dopo aver cesellato, stampò e fece un vitello di metallo fuso. E questi dissero: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Esodo 30. Popolo mio, io vi do ricchezza e benessere. Io vi do ricchezza e benessere per guidarvi e aiutarvi. Vi do dei capi per guidarvi e aiutarvi. Solamente voi capi, curatevi delle persone che sono più povere, che sono le vedove e gli orfani, perché non hanno reddito e non hanno di che mangiare. I tuoi principi sono ribelli e compagni di ladri. Tutti amano i regali e corrono dietro le ricompense. Non fanno giustizia all'orfano e la causa della vedova non giunge fino ai loro orecchi.
40 si apre con consolare. Nella prima parte la parola più usata era guai, 21 volte, dall'1 al 39. Nella seconda parte, dal 40 al 66, ci sarà gioia, 17 volte, non temere, 12 volte, consolazione, consolate, 11 volte, poi c'è speranza, c'è letizia. Dio dice che il debito è pagato, il debito è pagato, che il suo popolo non è più inimico, che sono in pari con quello che lui ha fatto per il suo popolo. Il capitolo 41, versetti 9 e 10 dice così: tu che ho preso dall'estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato, non temere perché io sono con te, non ti sparire perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Che è successo dal capitolo 39 al capitolo 40? Il popolo forse rinsavito, finalmente ha deciso di onorare il Dio per tutto quello che ha fatto. Sì, come no? Capitolo 43, versetti 22-24. Tu non mi hai invocato, o Giacobbe, anzi tu ti sei staccato di me, o Israele. Giacobbe, Giuda, Israele, Israele. Tu non hai portato l'agnello dei tuoi olocausti, non mi hai onorato con i tuoi sacrifici. Io non ti ho tormentato con richieste di offerte, né ti ho stancato domandandoti incenso. Tu non mi hai comprato con denaro canna odorosa per me e non mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici. Ma tu mi hai tormentato con i tuoi peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Mi spiace, Giuda e Israele non sono cambiati. Giuda e Israele non sono cambiati, e mi dispiace dirlo, nemmeno Marco è cambiato, io non sono cambiato. Sì, io sono un po' cambiato, cerco più o meno di fare il bene, ma alla fine sono più o meno come loro. Perché allora Dio cambia parere? Perché Dio ha cambiato dal guai al gioia? Se continuiamo a leggere il capitolo 43 lo scopriamo, perché proprio subito sotto questa inventiva, mi dai la prossima slide, Dio dice questo: io sono colui che per amore di me stesso cancello le tue trasgressioni e non mi ricorderò più dei tuoi peccati. E poi anche al capitolo 48 afferma questo: per amore del mio nome io rinvierò la mia ira e per amore della mia gioia non mi freno. Io mi freno dallo sterminarti. Per amore di me stesso, io voglio agire, perché infatti dovrei lasciare profanare il mio nome. Io non darò la mia gloria ad un altro. Ecco il motivo. Ecco chi è insensato e che non è stato sempre sabio. Dio, per amore di me stesso, in questi versetti lo dice ben tre volte, per amore di me stesso, lo faccio perché io sono io e io faccio questo, non tu che hai obbedito. Dio ha capito che quella creatura ribelle non sarebbe mai cambiata. Quella, la natura umana la conosce bene e sa che noi purtroppo non capiamo. Sì, possiamo migliorare un pochino, ma essere in paro con Dio, noi non saremo mai in paro con Dio. Ci vuole un metodo che ci metta in paro con Dio. Tutto questo si può riassumere in una maniera sola: peccato. Si chiama peccato. Abbiamo detto più di una volta che la parola peccato significa non centrare l'obiettivo. È come se ci fosse una sagoma, quando noi pecchiamo noi dovremmo centrare l'obiettivo, che è il volere di Dio, e quando pecchiamo la nostra freccia va da un'altra parte. Noi non centriamo l'obiettivo quando pecchiamo. Paolo espone il problema in questi termini: Romani 7 dal 21 al 24. Romani 7 dal 21 al 24 dice così:
mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio. Noi conosciamo la legge di Dio e diciamo: ah sì, bella la legge di Dio, sì, voglio seguire Dio, sì, mi piace, voglio, Signore, ti seguirò sempre. Ci compiacciamo della legge di Dio perché sappiamo che è buona per noi. Paolo dice: io mi compiaccio della legge di Dio. Secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, perché quello sta dentro, nell'anima. Nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte la legge della mia mente, mi rende prigioniero della legge del peccato. Io mi trovo dentro nel sapere qualcosa, sei il giusto, e alla fine fare lo sbagliato. Paolo è meraviglioso qui e dice: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Io voglio essere libero, vorrei strapparmi le carni per liberarmi del peccato, ma non posso, perché se mi trappo le carni muoio. Chi o cosa interromperà la spirale che ci vede ripetere ciclicamente sempre lo stesso errore? Dai, prossima lettura. Isaia 42, dall'1 al 7, questo è un brano molto lungo, ma ve l'ho messo tutto quanto perché è il centro di questa predicazione. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio letto di cui io mi compiaccio. Io ho messo il mio spirito su di lui, egli manifesterà giustizia alle nazioni. Egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade, non frantumerà la candarotta e non spegnerà il lucifero, ma manifesterà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà affinché abbia stabilito la giustizia sulla terra, e le isole aspetteranno fiduciose nella sua legge. Così parla Dio, il Signore, che ha creato i cieli e gli ha spiegati, che ha disteso la terra con tutto quello che si produce, che dà respiro al popolo, che c'è sopra lo spirito a quelli che vi camminano. Questo è il debito. Sta elencando il debito che ci abbiamo. Questo è il debito che dovremmo ripagare a Dio. Impossibile. Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia e ti prenderò per la mano. Ti costituirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Ricordate che già all'epoca di Isaia il popolo di Dio, gli ebrei, aspettavano quello che si chiamava Messia, Messia, che significa l'unto. Unto perché l'abitudine, la tradizione per stabilire un re in Israele era quello di prendere dell'olio e di spargerlo sul capo della persona che era stato prescelto, come dimostrazione che era stato scelto l'unto del Signore, il Messia, colui che avrebbe riunito i due re. Loro stavano aspettando un re grande, stabilito, più grande di Davide, che avrebbe riunito i due regni, quello di Israele e quello di Giuda, e ne avrebbe fatto un solo grande popolo e che avrebbe regnato con potenza su quel popolo. Gli ebrei attendevano un re terreno e l'hanno individuato più volte in tante persone che sono venute, che riunisse i due regni. Gli ebrei ancora lo aspettano, quando è già venuto. Nei piani di Dio invece c'era un qualche cosa di differente. C'era un re, non c'era un re terreno, ma un re disceso dal cielo e venuto in terra. Un re disceso dal cielo per riunire due regni molto più ampi di Giuda e Israele. Giuda e Israele erano piccoli. Il progetto era quello di riunire gli ebrei e i gentili. Gli ebrei che erano gli eredi del patto di Dio e i gentili, che significano tutti quelli che non sono ebrei. Per cui abbiamo gli ebrei, piccolo,
piccolissimo, e i gentili, tutti gli altri, noi siamo i gentili. Noi siamo i gentili. Noi siamo quelli che non erano eredi del patto, perché non c'erano state date le tavole a Dio. E Dio ha detto: io voglio unificare non soltanto questi due regni che sono piccoli, ma tutti quelli che crederanno nel nome di colui che io sto mandando. Progetto globale. Al capitolo 49 Dio descrive la grandezza e l'umiltà, il disprezzo con cui viene trattato e la gloria di colui che rende le cose pari davanti a Dio. Mi dai un versetto? Egli dice, Isaia 49, versetti 6 e versetto 7, egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Così parla il Signore, il Redentore, il Santo di Israele, a colui che è disprezzato dagli uomini, detestato dalle nazioni, schiavo dei potenti. Dei re lo vedranno e si alzeranno, dei principi pure si prostreranno a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto. Noi tra poco affronteremo il Natale. Vi ricordate che cosa successe? Che arrivarono delle persone dall'Oriente che erano dei sapienti, degli scienziati, che portarono a un bambino in una culla dei doni dei migliori, l'oro, l'incenso e la mirra. Ecco, non un servo, è troppo poco. Dio avrebbe potuto utilizzare qualsiasi uomo che sarebbe stato suo servo per fare questo, ma lui dice no, per portare le cose in paro un servo non serve, un servo non basta. Per portare le cose in paro ci serve qualcuno che sia differente, qualcuno che sia come me. Più volte Dio ha chiamato Giuda e Israele i suoi servi, ma se quindi nessuno del popolo avrebbe mai potuto essere sufficientemente giusto, sufficientemente saggio, sufficientemente buono, sufficientemente non aver mai peccato nemmeno una volta, allora chi avrebbe potuto? Semplicemente Dio solo avrebbe potuto fare questo, perché come Dio c'è soltanto Dio, non c'è, lo cantiamo spesso, nessuno è come te, nessuno è come te, nessun'altra cosa è come Dio. Ma c'è un problema: Dio è spirito. Paolo ce lo dice, Gesù ce lo dice, Dio è spirito. E chi lo adora deve adorarlo in spirito e verità. Dio è spirito e non può fare tutte queste cose, non è un uomo. Questo significa che Dio avrebbe dovuto mandare qualcuno che avesse la sua stessa natura divina, ma fosse stato realmente un uomo. È questa la necessità del Natale, è questa la necessità della venuta di Cristo in terra, per essere strumento perfetto del Signore. Isaia 7, versetto 14. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele, che significa Dio con noi. Dio con noi. Il residuo, la discendenza di cui parla più e più volte Isaia, tornerà a Dio, ma non per merito proprio. Non sarà la santità del popolo a riportarlo a Dio, non sarà il suo obbedire alle sue leggi a riportarle a paro, perché non saremmo stati mai a paro. Il debito della nostra iniquità, che si chiama peccato, sarà pagata da un re. Da un re. Il re si chiamerà Gesù. E all'inizio del ministero terreno
Gesù entrerà in una sinagoga, la sinagoga di Nazareth, che era il posto dove viveva con i suoi genitori terreni, e prendendo il rotolo del libro di Isaia, guarda caso, leggerà queste parole: lo Spirito del Signore è su di me, mi ha consacrato per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per annunciare la liberazione ai prigionieri, il recupero della vista ai ciechi, per liberare gli oppressi dagli oppressori. Ma di questi passi ne parleremo la settimana prossima. Dio è venuto, la Vergine partorirà e sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Fermiamoci a pregare. Signore, grazie, 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 grazie di aver mandato un re. Grazie che in questo mese cominciamo a ricordare in maniera più intensa quello che ogni giorno dobbiamo ricordare, che tu hai mandato Gesù, che tu hai mandato il re, che tu sei venuto direttamente a coinvolgerti con la mia vita. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che è stato detto oggi, prega queste cose siano a me nel tuo cuore. Dio, io ti ringrazio, io non avrei mai potuto essere in pari con la tua, con quello che hai fatto per me. Non avrei mai potuto essere salvo dal peccato. Ma tu, Signore, hai provveduto un Dio con noi. Tu mi hai provveduto Gesù. E Signore Gesù, io ti voglio ringraziare perché tu sei colui che mette in pari le cose davanti al Padre. Signore Gesù, io ti voglio pregare affinché io possa seguire ogni giorno e capire ogni giorno un pochino meglio di quello che è il tuo volere per la mia vita, affinché io possa piacere a te e piacere al Padre, perché tu sei colui che mi rende giusto, che mi rende equo davanti al Padre. E io ti ringrazio. Nel tuo nome prego tutte queste cose, Signore.